Siamo a Sulmona in piazza Garibaldi, 2 luglio 2023, giornata conclusiva del 12° raduno nazionale Vespa Città di Sulmona. La manifestazione è iniziata già dalla giornata di ieri con una presenza all'interno del AB Wine, manifestazione di enogastronomia. Abbiamo allestito una mostra di mezzi storici. La manifestazione continua oggi con appunto qui il ritrovo qui in piazza Garibaldi e la partenza poi per le strade cittadine fino ad arrivare poi a Corfinio, dove avremo modo di visitare il museo e aree archeologiche. Non a caso avevamo inteso dare un titolo a questa giornata, Da Sulmo a Corfinium, ove Italia nacque. Abbiamo partecipanti un po' dalle regioni limitrofe, e sono attese oltre un centinaio di mezzi storici e più moderni. Siamo del Vespa Club L'Aquila, siamo pervenuti qui a Sulmona per questo evento, siamo in 12, tutti gli anni noi frequentiamo questo raduno perché ci sono tanti amici che ci aspettano e ci ospitano sempre in modo eccellente. Ci piace la piazza, ci piace il raduno, ci piace Sulmona. Non potevamo certamente mancare a questo di Sulmona, che siamo vicini, siamo del Vespa Club di Avezzano, siamo stati accolti veramente con tutto il cuore. Sono Francesco Onorato, Vespa Club Foggia Gargano. Siamo qui da ieri in questo bel raduno, è un raduno che facciamo quasi tutti gli anni. Ci troviamo bene, e l'accoglienza è meravigliosa, abbiamo fatto un po' di chilometri, il tempo ci sta aiutando. Ringrazio tutta l'organizzazione perché sono veramente gentili. Vespa Club Sant'Egidio La Vibrata, anche noi ci fa particolarmente piacere visitare la città. Siamo arrivati oggi in Vespa e ci fa piacere essere qui. Rappresento il Vespa Club Castel di Sangro, che siamo tutti qui. Siamo venuti con 6 vespe, siamo venuti qui a Sulmona per la raduno di Sulmona, che tra parentesi io sono nato con il Vespa Club Sulmona. Come nasce questa passione per poi, cioè, nei confronti di questo mezzo, di questa vespa, che poi ecco nel tempo la tecnologia sicuramente è andata avanti, tante moto sono uscite, però la vespa poi alla fine riesce come sempre a tenere una piccola nicchia, insomma, di successo, di amore. Diciamo, come nasce tutta questa passione? La passione nasce perché il mezzo della Vespa già dal 1946 è stato proprio inventato per un mezzo di lavoro, di trasporto, proprio di lavoro, come la 500 fu a quel tempo. E poi man mano si sono evolute tutte le tradizioni della Vespa a due tempi, con la miscela, fino ad arrivare al giorno di oggi, che stanno implementando anche qualche Vespa elettrica. Però il fascino e la cura della Vespa di una volta non si deve mai dimenticare. Poi ci sono questi vespisti che sono proprio appassionati, che fanno collezionismo. Purtroppo con i tempi che corrono, con tutte le leggi nuove, è un po' difficile gestire questa condizione di questi mezzi storici. Si parte per il giro, eh!